Salve a tutti da Matteo Mancini, riprendiamo con la sezione dedicata alla narrativa fantastica. Quest'oggi, come vi mostro, farò una lettura di un capitolo di questo romanzo che è uscito nel 1972, primo aprile, Scherzo d'aprile, Pesci d'aprile, autore Frank Gorius, nome d'arte che ha reso celebre, quantomeno nella collana di Cantarella, barone siciliano, lo psichiatra, nonché maestro, grande maestro del Grande Oriente d'Italia, grado 32, libero Samale. Devo dire che sono arrivato al momento a metà romanzo nella lettura, romanzo che quindi fa parte della seconda serie dei racconti di Dracula, 040 è il numero di uscita. Devo dire che, contrariamente a quanto ho letto su altri volumi, dove viene totalmente, altri volumi, chiaramente il riferimento va alla storia dei racconti di Dracula di Bissoli e Cozzi, nonché agli articoli scritti da Sergio Bissoli, grande cultore sia dell'autore che soprattutto della collana, a cui va il merito, buona parte del merito insieme ad altri personaggi, ma Bissoli in modo particolare, di aver in quanto meno sdoganata dai sepolti cassetti ricolmi di polvere. Devo dire che questo, I verdi occhi della dea vampira, presunto titolo originale Lieb und Tod, nella tradizione dell'autore di Fingersi, autore tedesco, è un romanzo che merita sicuramente attenzione. Al momento sono arrivato appunto a metà, ma se prosegue, come si suol dire, se tuona, per come se piove, per come tuona, sicuramente è un testo tra i migliori dell'autore. Ho deciso quindi, anziché fare la classica recensione, anche perché credo nell'anno in corso, se trovo un editore interessato, dedicherò un saggio completo all'autore in un volume che conto di realizzare attorno alle 200 pagine. Quindi ho iniziato quindi la lettura degli ultimi 15 romanzi che mi restano da ancora approfondire e da leggere, per poi appunto dedicarmi a questo volume. Quindi non farò la recensione, ma ho deciso di leggere un capitolo di questo romanzo per dimostrare, qualora ce ne fosse bisogno, credo di sì, le qualità oniriche ed tecniche di questo autore italiano, nato a Firenze, che purtroppo, pur godendo di un'attenzione superiore rispetto ad altri autori facenti parte della collana, non viene, a mio avviso, elogiato quanto meriterebbe e neppure studiato, tant'è che io stesso dovrò appunto interessarmi alla realizzazione di un volume. Dunque, capitolo intitolato Una divinità piuttosto irrequieta. La polizia non fece che confondere le idee. Il medico legale scoprì che mio zio era morto tra le 10 e le 11. A quell'ora nessuno era in casa e, soprattutto, nessuno poteva essere entrato dall'esterno, perché le finestre e le porte erano ermeticamente chiuse. Inoltre, la servitù non era in casa, avendo chiesto un permesso per andare al cinema. In quanto a mia madre, a quell'ora si trovava già a letto. A rigore lei era l'unica sospettabile, ma è difficile pensare che una donna anziana uccida il proprio cognato, uomo illustre e innocuo, senza alcun motivo. A meno che non sia pazza, mia madre pazza non era assolutamente. Del resto, Scotland Yard non prese neppure in esame una tale ipotesi. Poi improvvisamente le indagini vennero interrotte perché il medico legale, dopo aver eseguito l'autopsia, aveva dichiarato perentoriamente che lo zio Charles era deceduto di morte naturale, infarto cardiaco. Inoltre il laccio intorno al collo era così rilassato che non poteva aver, non dico interrotto, ma neanche limitato la respirazione. Forse se l'erano dato lui stesso per una qualche bizzarria di vecchio. Così almeno si espresse l'ispettore di Scotland Yard. Da un lato questa scoperta mi rinfrancò, dall'altra suscitò in me dell'ansia. Per esempio, la faccenda del laccio nero che mio zio si sarebbe legato intorno al collo mi convinceva poco. Ma quale altra spiegazione avrei potuto dare? Accompagniamo il povero zio al cimitero in una fredda giornata d'autunno. Piovigginava. Il vento strappava le foglie degli alberi e le scaraventava contro al corteo funebre. Mentre il reverendo Chung recitava la sua orazione funebre, il vento scompigliava i fini capelli bianchi e sollevava i lembi della stola. Tornammo a casa sfiniti e tristi. A Yesha, al dolore d'aver perduto un maestro e un amico, aggiungeva il terrore del soprannaturale. Perché, di questo ero sicurissimo, non credevano una sola parola di
di quanto aveva deciso il medico legale. Di certe cose la scienza non sa nulla, nulla sa la scienza, mi disse la mattina dopo il funerale. La scienza cataloga i fatti e cerca delle spiegazioni, ma quando ne ha trovata una che sembra calzante, finisce con non vedere più neanche i fatti più obiettivi qualora non coincidano con la sua teoria. Beh, riconosco che questo in parte è vero, e le dissi. Ma nulla ci vieta di credere che lo zio Charles sia morto di infarto. Oh, in quanto a questo lo so che è morto di infarto, ma è la causa dell'infarto che non è chiara. Preferii non impegnarmi in una discussione di medicina, anche perché ben poco avrei saputo dire. La nostra vita riprese il suo ritmo abituale. Volli che Ayesha, che ormai consideravo la mia fidanzata, restasse ad abitare nella villa e che portasse avanti il lavoro di mio zio, onde poter dare alla stampe, postumo, il suo studio sugli urriti. Ayesha aveva lavorato tanto tempo con lui, che sapeva per fila e per segno quanto mio zio avrebbe scritto se fosse restato in vita. Anch'io intensificai i miei studi presso la Biblioteca Nazionale. Ero quasi riuscito a dimostrare, basandomi su documenti, che gli urriti, come i mitanni, erano stati un popolo misto, nel quale elementi indoariani si mescolavano a caratteri semitici. Tuttavia non riuscivo neppure con l'intenso lavoro a ritrovare il mio equilibrio. Una sera tornai a casa intirizzito e stanco. Ayesha mi baciò dolcemente come al solito, ma lessi nei suoi occhi una luce strana, che lì preferì ignorare. Mia madre aveva gli occhi rossi ed era taciturna, come sempre dopo la disgrazia. La cena non fu lieta. Tra l'altro Maud, che l'aveva con me per averla disidratata da quando Ayesha era entrata in casa, disertata da quando Ayesha era entrata in casa, immaginavo che lo odiasse molto, ma non me ne curavo. A metà della cena mia madre uscì con una strana frase. Chissà che cosa ha pensato Charlie prima di morire, con quel laccio intorno al collo e il cuore che gli veniva meno, spaventoso. Scoppiò a piangere e dovetti faticare non poco a tranquillizzarla. Aveva afferrato nelle parole di lei un accenno bizzarro, quasi un sottinteso, tragico e inquietante insieme. Subito dopo cena mia madre ci dette la buonanotte e se ne andò a letto. Ayesha mi pregò di seguirla nello studio dello zio Charlie, ciò che feci spinto dalla più viva curiosità. Ayesha scartabellò un poco tra le sue carte e poi mi guardò dritto negli occhi. Tuo zio, quando è morto, stava decifrando una tavoletta urrita. Eccola qua, ho revisionato il suo lavoro. Le ultime parole che egli ha scritto sono: Tasimis, la principessa urrita mi ha... Ebbene? Chi è questa Tasimis? Già, tu non puoi capire. Chi sia Tasimis? Non ha importanza. Il fatto è che queste parole non sono la traduzione della tavoletta. Non sono la traduzione di nessuna frase urrita. Le ha scritte lui e, date le circostanze, hanno tutta l'aria di uno estremo messaggio. Ti giuro che non comprendo. Vedi, tuo zio stava traducendo la seguente iscrizione. Io, Assur, re dei due fiumi, favorito di Marduk, ho provveduto all'irrigazione della regione di... E qui il testo presenta una lacuna, come puoi vedere. Poi riprende. Che Baal protegga questa terra dalla guerra, dalla carestia e dalla menzogna. Tutto qui. Che c'entra la principessa Tasimis? Mi grattai la punta del naso. Beh, potrebbe trattarsi di un'altra iscrizione, obiettai. E quale? Sulla scrivania del professore non c'era che una sola tavoletta. Questa di cui ti ho letto la decifrazione. Indeciso e turbato, uscii di casa per fare quattro passi prima di andare a letto. Trascorsero altri due giorni, poi accadde la cosa. Rammento che era un venerdì sera. Mia madre e Ayesha erano uscite per visitare una mostra di pittura. Restato solo a casa con l'intenzione di preparare una lezione per i miei studenti, che non studiano mai, tra l'altro, sedetti alla mia scrivania e mi immersi nel lavoro. Dopo due ore, però, ero così stanco che mi dolevano gli occhi e la testa. Appoggiai la schiena alla spalliera della poltrona e chiusi gli occhi. Subito la testa mi cominciò a girare vorticosamente, come se un turbine mi spazzasse via tutti i pensieri, lasciando un vuoto denso di remote paure. Una voce imperiosa risuonò dentro la mia testa. Tony, alzati, la dea Milit
città ti ordina di recarti da lei. Lì per lì credetti di essere impazzito. Tanto più al comando della voce avevo immediatamente reagito alzandomi in piedi. Comandai a me stesso di rimettermi a sedere. E in un certo uno sforzo di volontà ci riuscii. Mio Dio, mormorai. Che diavolo mi sta succedendo? Da un po' di tempo a questa parte io lavoro troppo. Tentai di scrivere, ma la mia mano non riusciva a tenere ferma la penna. Mi alzai e andai nel soggiorno a prepararmi un generoso drink, un po' di chinotto. Bevi a piccoli sorsi. In quel momento la solitudine mi pesava tanto che desiderai vivamente che Masud fosse lì con me. Avrei fatto l'amore con lei per scacciare da me la paura che mi attanagliava la gola. Però Maud non c'era. L'alcol, chinotto corretto a rum, mi pesava tanto che desiderai vivamente che Maud fosse lì con me. Vedete cosa succede con l'alcol? Uno sbaglia il rigo. L'alcol mi penetrò nel sangue e lo accese ad uno strano fuoco. Chiusi di nuovo gli occhi e di nuovo fui colto da vertigine e nausea. La stessa voce, imperiosa, mi comandò: Tony, che aspetti? Vieni da me. Sono la dea di tutte le dolcezze. Questa volta non riuscii a resistere. Mi alzai in piedi lentamente e mi recai nel museo. Accesi tutte le luci. Ero attanagliato dal terrore, ma non riuscivo a fermare i passi che mi trasportavano inesorabilmente verso la terza sala, quella in cui era morto lo zio. Un pensiero mi colse fulmineo. Mio Dio, sto andando anch'io verso la morte. Per me è finita. Poi tutto fu caos e turbine nella mia mente, sconvolta da immagini e pensieri tremendi e assurdi. Era come se fossi stato colpito da un accesso di pazzia acuta. Caddi a sedere sulla poltrona e fissai la statua di Militta. Se tenevo gli occhi aperti, tutto sembrava normale: le bacheche, il tavolone, le poltrone di cuoio, le cassapanche rinascimentali contenenti i cimeli più preziosi, i cilindri assiri e le tavolette tite coperte di caratteri cuneiformi. Guardai anche lei, Militta. Era stupenda. Le sue membra nude, scolpite nella pietra nera, avevano una carica sessuale così violenta da ammozzare il fiato. Il sesso non era più sorgente di piacere o un organo riproduttivo, ma la porta di una terribile conoscenza, il cratere di un vulcano che vomitava lava di ardente voluttà. E improvvisamente, Dio mi perdoni, ancora oggi sono convinto che la dea mi guardasse realmente e che nei suoi occhi di smeraldo brillasse un'ironia infinita e sprezzante. Dea Militta, Astarte o qualunque sia il tuo nome, ascoltami. Anch'io desidero l'abisso di voluttà che offre i tuoi fedeli. Le parole mie erano state dettate da un istinto più forte della volontà e distante millenni dalla mia coscienza di uomo civile. Era come se i miei antenati avessero parlato con le mie labbra, facendo tacere la ragione. Mi parve che le labbra della dea si incurvassero in un sorriso. Il terrore fu così grande che svenni, ma forse non era proprio svenuto. Forse la dea mi aveva trascinato in una dimensione sovrumana. Per prima cosa, vidi me stesso avvolto da un'atmosfera rossastra, fumigante. Una voce mi guidava, io camminavo, camminavo, la mente vuota e gli occhi fissi davanti a me. Giunsi così sulla riva di un lago, dalle acque tenebrose. Mi arrestai là, pensieroso, quando mi sedetti per serrare la gola, quando mi sentii. Allora, si ripete perché c'è stata una battuta a vuoto. Una voce mi guidava, io camminavo, camminavo, la mente vuota e gli occhi fissi davanti a me. Giunsi così sulla riva di un lago, dalle acque tenebrose. Mi arrestai là, pensieroso, quando mi sentii serrare la gola da due mani gelide. Tentai invano di lanciare un urlo. La vista mi sottenebrò, fui spinto così nel lago. Il terrore e l'acqua gelida mi fecero tornare in me. A un tratto le mie dita toccarono qualcosa che galleggiava e alla quale mi aggrappai. Pensai che fosse una tavola di legno o qualcosa di simile.
fatica mi issai su di essa. Le onde tenebrose sballottavano la mia zattera improvvisata, alla quale stavo aggrappato con tutte e due le mani. A poco riuscii a distinguere qualcosa in tutto quel buio. Con orrore mi accorsi che stavo abbracciando una bara. Era una bara di monaco, di mogano. Era una bara di mogano. Dei bordi scolpiti, su di essa era inchiodata una targa d'ottone che luccicava debolmente. Tentai di leggere l'iscrizione, ma non ci riuscii. Si levò un gran vento, la bara galleggiante si mise a rullare paurosamente. Si sollevava sulla cresta spumeggiante delle onde per poi piombare in abissi di tenebra. Non osavo mollare la mia strana imbarcazione, che probabilmente riempiva il surreale compito trascinandomi verso l'ultima dimora. Non speravo certo di uscire vivo da quell'allucinante avventura. Dalla caligine uscì la massa informe di una scogliera. Fremetti di spavento, un'onda mostruosa sollevò me la bara all'altezza incredibile e poi ci mandò a sbattere contro quella barriera di roccia che luccicava al bagliore dei lampi. Uno schianto si mescolò al rombo d'un tuono. Tramortito dall'urto, fui schiaffeggiato ancora una volta da un'onda gelida e svenni. Quando riacquistai i sensi, mi trovai contro un cielo plumbeo, su una spiaggia desolata. Ossa umane, antiche conchiglie e rifiuti vegetali erano sparse tutto intorno. A breve distanza un palo era piantato nella sabbia e si levava nero contro il cielo. A quel palo erano legati i resti di un uomo, per poche ossa che sporgevano da brandelli d'un saio. All'orlo sfrangiato di un cappuccio si affacciava un teschio. In una delle orbite avevano fatto il loro nido degli scarafaggi, uno dei quali camminava sul giallo zigomo scarnito. Mi alzai con un grido di raccapriccio e mi misi a correre. Alla mia sinistra c'era la cupa superficie del lago. Alla mia destra un sabbione che si stendeva, lugubre e torvo, a perdita d'occhio. Ogni tanto scorgevo dei pali simili, ho detto dei pali simili, a quello che ho descritto. Forse mi trovavo in un luogo infame, destinato a supplizi. Nella mia corsa ansimavo. Tenevo gli occhi semichiusi per evitare gli spruzzi di salsedine sputati dal vento. Ad un tratto inciampai. Riuscii per miracolo a restare in piedi e guardai con stupore l'oggetto nel quale i miei piedi avevano urtato. Era il coperchio di una bara sulla quale avevo affrontato la bufera. Mi chinai. Sulla targa d'ottone c'era scritto soltanto un nome: Tasimis, figlia di Artatama. Un brivido gelato mi serpeggiò per la schiena, mentre un tremito agitava le mie mani raggrinzite dal freddo. Tasimis, mormorai, chiunque tu sia, non perseguitarmi. Mi drizzai e cercai con lo sguardo il resto della bara. Ne scorsi le assi scheggiate, sconnesse, e vidi anche il cadavere nudo di una donna. L'istinto mi suggeriva di scappare, di abbandonare quel luogo di morte, ma una morbosa curiosità mi impose di avvicinarmi, di fissare il volto di quella Tasimis che da qualche tempo perseguitava la mia famiglia. La morta giaceva stranamente composta, le mani posate sul petto, tra i resti della bara. Una luminescenza verdastra la metteva in evidenza come un riflettore di teatro. Aveva un volto stupendo, capelli corvini, inanellati, sparsi sulle spalle nude. Una lunga veste bianca la copriva, ma era trasparente e lasciava scorgere la sua perfetta nudità. Il volto dolcemente sorridente sembrava quello di una ragazza addormentata. Mi inginocchiai. Fate entrare il gatto veloce perché non si disturba l'artista quando è lettura. È entrato? Vai a chiudere. Scusate allievi, ma quando vengo interrotto. Mi inginocchiai. Tasimis, come sei bella.
sussurrai col cuore stretto dall'angoscia. Una risata gelida, crudele, fu la risposta. Vieni, bello, vieni qua. Eccolo, bello. Saluta qui il pubblico di lettori come Lovecraft e anche altri maestri del fantastico. Abbiamo sempre qua il nostro animale che ci viene in soccorso. Mettiti qui, buono micro. Andà su la tastiera, scrivi anche te, che già qui è pieno di gente che può fare lo scrittore. Mettiti qui incollatato, qui, bravo, qui. Su, su. Allora. Fermoli. Fermoli, su. Allora. Alzai gli occhi. Una donna nuda, altissima e splendente, stava davanti a me. Non potevo scorgere i lineamenti perché un denso velo nero le copriva la testa. Mao Mao, dice, deve essere una donna cinese. Attraverso quel velo, però, come due splendori di stella, gli occhi verdi scintillavano. Militta, mormorai, dea dell'amore e della morte, che vuoi da me? Non sono un tuo fedele. La volevo via. Gli Assiri sono scomparsi da tempo, tanto qui vedete cosa succede. Allora, sono scomparsi da tempo. Oggi nessuno è più credente. Una risatina ironica fu la risposta. Sciocco. Dunque, secondo te, nessuno più crede in me. Sono eterna. Mi chiamano in 100 modi. Afrodite, Venere, Astarte, Iside, Militta. Ma io sono io. E voi cosa siete? O manco tu fossi grillo parlantevi, stai buono. Quella che spinge l'uomo fra le braccia delle donne e dona alle femmine la smorfia del piacere supremo, quando i vortici dell'orgasmo l'annientano. E sono io che fecondo la madre terra, che impregno le femmine degli animali, che faccio maturare i frutti sugli alberi e sbocciare i fiori. Militta, la dea eterna. Che importa se voi uomini di non credere? Che importa se voi uomini dite di non credere in me? Se poi vi abbruttite per un attimo di voluttà e per me sacrificate perfino l'ultima dignità umana. Su, sciocco, vieni. Lanciai uno sguardo alla bara e a Tasimis. Erano scomparse. Mi alzai e mi avvicinai alla dea, che mi fece cenno di seguirla. Ci camminammo lungo una via lastricata di marmo rosa. Come d'incanto l'atmosfera si fece più luminosa. Ai margini della strada apparvero anemoni e asfodeli. Colombe svolazzavano intorno a noi, tortore si rivolgevano. Tortore, ho detto. Mi sembra più gatti questi, non so se voi lo sentite. Colombe svolazzavano intorno a noi, tortore si rivolgevano. Quel loro verso che fa pensare ai singhiozzi di una donna negli attimi della voluttà. Giungemmo a una specie di tempietto di marmo bianco e nero che aveva qualcosa di fulve. Le colonne sostenevano un architrave ornato con volute da canto. Una porta d'ebano nereggiava sul bianco delle mura. Ghirlande in tessuto di cipresso e di mirto pendevano dalle colonne. Ma questa è la tomba. Tu non sei dell'amore, ma della morte. Lilith si volse a guardarmi attraverso il fitto velo che le copriva il volto. Credi che ci sia molta differenza tra l'amore e la morte? Guarda. Fece un gesto e la porta d'ebano si spalancò. Vidi un letto che sembrava un catafalco. Era coperto di una coltre nera con sparsa di lacrime d'argento. Militta scomparve dal mio fianco e subito mi apparve distesa sul catafalco, bella coperta, che tendeva le braccia verso di me. Non riuscii a resistere. Avanzai a piccoli passi e entrai nel tempietto, subito avvolto dal chiarore di molti ceri e torce fissate alle pareti. Torce o torce, se preferite. Una musica dolcissima e dolorosa
vibrava in quell'ambiente senza speranza. Vieni, Tony, vieni, ti aspetto. La voce di Militta mi risuonava all'orecchio dolce e sodente. Rabbrividendo, mi guardai alle spalle. La porta era sparita. Ero prigioniero di quel funebre luogo, senza nessuna speranza di fuga. Su, vieni, ti farò provare voluttà rare e meravigliose. Nella lista sono il numero uno. Uno! Mi avvicinai al letto. Militta giaceva in tutta la sua bellezza. Le sue membra, calde e vive, erano dense di promesse. Il seno perfetto si alzava e si abbassava nel caldo ritmo del respiro. Allungai una mano, afferrai un lembo del velo nero che le copriva la faccia e lo rimossi via con uno strappo. Mirita aveva il volto di Masud. La donna scoppiò a ridere come una pazza. Mahud, perché mi hai trascinato fin qui? Non mi potevi evitare tutto questo? Vieni, Tony, vieni. È tanto che ti desidero. Pensi perché sono una cameriera che non abbia gli stessi sentimenti di una ragazza del tuo ceto? Guardami. Non sono forse bella? La presi tra le braccia e la coprì di baci. Maud mi si abbandonò, ma quando era sul punto di possederla, mi sfuggì ridendo. La inseguì, lei andò a rifugiarsi in un angolo buio della stanza, quindi si rannicchiò tutta su se stessa, come se avesse paura. Mi avvicinai e le afferrai per le, e, mi avvicinai e le afferrai per le spalle. Maud, che hai per l'amor di Dio? Improvvisamente mi accorsi che Maud era diventata bruna. La costrinsi a sollevare il volto verso di me. Davanti a me non c'era più Maud, ma Yesha. La fanciulla tremava e mi guardava con occhi supplichevoli. Tony, perché mi tratti così? Pensavo che tu mi amassi. L'accento orientale della fanciulla aggiungeva alle parole qualcosa di patetico. Ayesha, Ayesha, ma io ti amo. Ti amo più della mia vita. Una risata. Ayesha non era più Ayesha. Era di nuovo la dea Militta, grande e solenne, che sorrideva. I suoi occhi di smeraldo scintillavano. Hai visto, grande uomo? Non credi in me, dunque? E allora perché desideravi prima di possedere Maud e poi Ayesha? Così come hai desiderato e posseduto tante altre donne nella tua vita. Caddi inginocchiato. Ma io, Militta, desidero solo te. Dissi senza che la mia volontà riuscisse a frenare le parole che sgorgavano dal mio inconscio. La dea alzò un braccio e disse, rivolta a qualcuno che si era materializzato alle mie spalle: O chi c'è lì dietro? O chi c'è lì dietro? Ibrahim, mio fedele sacerdote. Detto anche il mandingo. Occupati di costui, prego. Mi voltai di scatto, un uomo alto e allampanato, lo stesso che mi aveva seguito per le vie di Londra, un segugio, se ne stava immobile a pochi passi da me e faceva. Tornai a guardare la dea. Militta, chi è costui? Perché si trova qui? Invece di una risposta, la legnata tra capo e collo. E persi la coscienza. Fu trovato più tardi, incosciente e delirante da mia madre e da Yesha. Sembrava dovessi giocare a tomba. 16, 33, 46, 52, 26 io, 32 laggiù in fondo, laggiù in fondo, 33, 33, 33, 33, 33, chi dice 33, 33, 33 il signore là, 33 il signore là. Inoltre, la statua di Militta era scomparsa, aggiudicata. Fu chiamata la polizia. Un ascio di ispettori di Scotland Yard, che amava pochissimo l'archeologia, sapeva la sega praticamente, svolse frettolose indagini. Andiamo veloci. Io rimasi qualche giorno a letto in preda a una specie di febbre nervosa. Mi
riuscì a dare solo qualche vaga indicazione. Dissi di aver visto Ibrahim alle mie spalle prima di venire colpito. Un colpo, ragazzi, quota astronomia. Lo descrissi per sommi capi. Ma l'avevo voluto realmente. Oppure aveva fatto parte del delirio nel quale ero immerso quando ero stato colpito. L'ispettore promise che avrebbe tentato di recuperare la statua, promessa che acquistò qualche peso soltanto quando gli fu detto che la statua era destinata al British Museum e valeva quasi mezzo milione di sterline. In quanto a me, lo confesso, ero ben lieto che il curdo l'avesse portata via, perché quell'idolo pagano era diventato una vera calamità. Bene, scusatemi un po' per la lettura qui interrotta un po' dal fatto che io non sono abituato a fare il cantore e nemmeno il narratore se non in forma scritta, quando mi diletto nella scrittura e gli interventi poi del mio amico Micro Machine che è venuto buttato all'interno della stanza dal personale qui di casa. Vi invito stasera a vedere La città delle donne, che è un film che sarà messo in onda su Rai 3 alle 21:30, regia del regista del Satiricon da Gaio Petronio, ma anche soprattutto di 8 e mezzo, un voto piuttosto buono alle scuole superiori, e che è stato reclamizzato all'interno del volume La storia dei racconti di Dracula di Duo Bissoli Cozzi, e che merita sicuramente una visione per chi non l'avesse visto. Prima serata, Federico Fellini, regista surrealista, grande amico anche lui della letteratura fantastica. Ricordiamo I tre passi nel delirio, opera omaggio di un trio di registi, una batteria di tre registi, al grandissimo Edgar Allan Poe con l'episodio Toby Dabbit, con un protagonista inglese, Terence Stamp, uno specialista di western, che viene in Italia per girare uno spaghetti western, gira su Ferrari e si imbatte in una bambina con una palla che rimbalza, e che è un chiaro omaggio al grandissimo Mario Bava, quando i maestri, i grandi maestri della letteratura fantastica per quanto riguarda Riccardo Freda, che aveva avuto come maestro di effetti speciali Mario Bava e che aveva attinto da un celebre romanzo della serie KKK, parallela a Racconti di Dracula, intitolato I vampiri, dominavano il panorama cinematografico mondiale per quanto concerne la produzione di genere. Una peculiarità che in Italia è stata affossata da critici bigotti e incompetenti. Da Matteo Mancini è tutto, vi invito alla lettura, alla buona lettura e alla visione dei film italiani di genere degli anni 60, 70 e 80. Saluto a tutti quanti, a presto con Frank Gorius.